Carissimi, il Signore vi dia pace. Vi mando questo messaggio da Nicosia, Cipro, dove mi trovo, e approfitto di questo momento per mandarvi il mio più vivo ringraziamento alla provincia dei Frati Minori di Assisi, a Padre Francesco, il provinciale, a Padre Massimo, il custode della Porziuncola, tutti gli amici della Porziuncola e tutti coloro che attraverso la provincia e la Porziuncola hanno voluto per la campagna di Natale esprimere la loro solidarietà, la vicinanza alla Chiesa di Terra Santa, di cui tra l'altro Cipro è parte. Come ho già detto tante volte, stiamo vivendo un momento difficile, molto doloroso, di grande sofferenza, di tanto odio, insomma, sono cose che, ahimè, ho già detto tante volte che abbiamo ascoltato anche tante volte, però anche è il momento per ringraziare, perché nonostante tutto abbiamo capito che non siamo soli, c'è tanta gente nel mondo che vuole stare vicino a noi, pregare e anche poi con gesti concreti di solidarietà sostenere la piccola comunità cristiana. In questo caso soprattutto i cristiani che sono nella zona di Betlemme, nella Cisgiordania, nella West Bank, che da mesi sono rimasti senza lavoro e le cui prospettive sono molto difficili. L'appello che abbiamo fatto attraverso la Porziuncola e la provincia dei Frati Minori di Assisi ha avuto una grande risonanza e gli aiuti che abbiamo ricevuto sono determinanti per aiutare centinaia di famiglie che vi ringrazieranno e che diremo loro di pregare per voi e di ringraziarvi e ringraziare soprattutto i frati di Assisi, ma tutti voi che attraverso loro siete arrivati a noi. Noi pregheremo per voi e vi aspetteremo, vi aspettiamo nella speranza che presto questa guerra finisca, che il pellegrinaggio possa riprendere, che ci si possa tornare ad abbracciarci anche fisicamente, oltre che spiritualmente come ora. Grazie e che il Signore vi benedica.